Oggi affrontiamo un episodio che ha indignato il mondo del calcio europeo, coinvolgendo figure di spicco, media e l'eterna lotta per la libertà di espressione e il rispetto delle norme. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa controversa vicenda. Siamo nel bel mezzo di un conflitto che ha trasceso i confini del campo da calcio, raggiungendo le aule della UEFA. Tutto questo per non rispettare le regole imposte e un'aggressione che non è passata inosservata. Se siete appassionati di calcio e amate seguire le vicende che ruotano intorno a questo mondo affascinante, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. La UEFA ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo un episodio che ha visto l'aggressione di un cameraman di Sky a margine di un'intervista negata al calciatore Matteo Politano. Questo atto ha scatenato una serie di reazioni a catena, non solo in Italia, ma anche a livello europeo. La decisione segue l'infrangimento delle regole sui media, specificatamente per violazione delle regole basilari di decente condotta, come previsto dall'articolo 11.2b del codice UEFA. Ora, De Laurentiis si trova di fronte alla possibilità di una squalifica e una multa significativa che testimonia la serietà con cui l'organizzazione intende trattare tali infrazioni. Inoltre, il Napoli ha già ricevuto due sanzioni da 100.000 euro per mancate interviste, sottolineando una stagione caratterizzata da tensioni tra il club e le emittenti. Cosa pensate della reazione dell'UEFA? È giusto che le organizzazioni sportive intervengano in modo così leggero per garantire il rispetto delle norme? Condividete la vostra opinione nei commenti. Il mondo del calcio è spesso un crogiuolo di passioni, talenti e, a volte, controversie. Questo episodio non è solo una questione di regolamenti infranti, ma pone interrogativi più ampi sulla convivenza tra le istituzioni sportive e i media, sull'importanza del dialogo e sulle conseguenze delle azioni compiute sotto i riflettori dell'opinione pubblica.